Beh, insomma, le candidature, io non sono per le autocandidature, bisogna che qualcuno è più in alto chieda di metterci la faccia. Così è avvenuto, ovviamente per me è un onore, insomma, è anche una grande responsabilità, capolista in due collegi plurinominali su quattro della Toscana, insomma, è anche un segnale di stima, di fiducia, insomma, e quindi credo che la stima e la fiducia però bisogna guadagnarsela passo passo e bisogna sempre rinnovarla, e quindi sarà necessario fare una campagna elettorale assolutamente determinata, pancia a terra, e portare a casa risultati importanti. Perché il mio percorso politico, un consiglio regionale, capogruppo, coordinatore regionale, di fronte ad un appuntamento così importante come le politiche, non è che ci si può chiamare, fare da parte, bisogna metterci la faccia con tutto il proprio credito, tanto poco che abbiamo, e chiedere ai cittadini di dare un'espressione di fiducia sulla mia persona, ma soprattutto su Forza Italia e sul Presidente Berlusconi. Il mio territorio lo conosco e l'ho sempre difeso in tutti i consessi istituzionali, quindi l'intendimento è di continuare le battaglie per il Valdarno, per la provincia di Arezzo, per la Toscana, anche in Parlamento, se i cittadini mi daranno la fiducia per poterli rappresentare anche alla Camera dei Deputati. Il nostro è un territorio che ha enormi potenzialità, è popolato da persone straordinarie, con grande iniziativa, è però un territorio che è, come dire, annichilito da anni di sistema di potere del Partito Democratico, da una burocrazia pervasiva, pressione fiscale esagerata, assenze di infrastrutture strategiche, sono tutti gap che si pagano in termini di benessere, in termini di mancata crescita. Il mio intendimento è lavorare perché questi gap si possano colmare. Io sto già girando come una trottola, perché fra l'altro come coordinatore regionale non è che posso concentrarmi soltanto sui miei collegi, che sono grandi, perché Firenze, Grosseto, Siena, Arezzo, addirittura anche l'Elba e Piombino, ma devo girare tutta la Toscana nelle iniziative di partito, come è giusto che accada per un coordinatore regionale. Quindi si gira ovunque, si cerca di parlare con quante più persone possibili, ci si mette a disposizione di associazioni di categorie, realtà economiche, ma soprattutto cittadini, uomini e donne della Toscana che hanno voglia di cambiare. Thank you.